pasta, un alimento che è alla base del nostro mangiare di ogni giorno. La facciamo di mille maniere e quando ne troviamo in paese dove non si mangia, sentiamo la sua mancanza. Ma nonostante l'importanza che ha la pasta, ne sappiamo picca a proposito della sua storia, antica e recente, una storia che aveva assai a che fare proprio con la Sicilia. Per esempio, quante di noi siciliane sanno che i pastai siciliani esportavano nelle Americhe, sono stati dei veri pionieri già nella seconda metà dell'Ottocento e hanno continuato ad esportare sino a quando realizzato i propri stabilimenti i nostri emigrati. Ma ancora prima degli anni 60 erano circa 330 i pastifici attivi in Sicilia. La loro produzione sommata insieme era superiore a quella di tutto il resto d'Italia, con esclusione della sola Campania, altra regione a forte tradizione. Con gli anni 60 e con la mancanza delle vie di comunicazione, delle infrastrutture, per le nostre industrie inizia il declino. I pastai della zona di Termini Imerese, la zona dove si suppone sia nato questo prodotto, si riuniscono per realizzare il più grande pastificio d'Italia. Tutto si arena in tempi molto ridotti e nel frattempo nello stesso sito che doveva essere destinato a questa industria arriva lo stabilimento di Sicil Fiat, poi Fiat Auto S.P.A. Si perde dunque una grande occasione di crescita per la nostra industria, qualcosa che avrebbe di certo cambiato la storia appunto dell'agroalimentare italiano. Antico documento scritto onde si parla di pasta è lo libro Lo diletto per cui sia firriare lo monno, detto più semplicemente libro di Ruggero, perché che lo scrisse, lo geografo arabo Ali Gisi, lo scrisse per lo re di Sicilia Ruggero II. Lo libro dello 1154 è scritto in arabo. Si può leggere che a ponente dei termini si trovano abitato di nomo Altarbià, incantevole de mura, risolente, d'acque perenni che fanno muovere tante moline. La Ciabea aveva un chiano e vaste podere, onde si fabbrica un sacco di igea, pasta tagliata a strisci, tanto di potere ne esportare un neghè, specialmente in Calabria e altri paesi dei musulmani e dei cristiani, che se ne spediscono tantissime cariche di navi. Dunque, sta testimonianza di 100 anni più antica di Chidda di Marco Polo parisse indicare con certezza la Trabea come luogo onde caratteristicamente si producia la pasta. Se non fosse che lo stesso Igisi, qualche rego più avanti, dice
Vatrabbia scorre il fiume di Termini, largo e copioso di acque, quindi anche Aletrisi ha i suoi momenti di confusione. E perché è normale? Termini Imerese non era dove è allocata ora, era molto più spostata verso Oriente, quindi quando lui era vicino a Trabbia magari si trovava in territorio di Termini Imerese, ma era vicino a Trabbia, allora parlava della quadrata dell'alta BA. Proprio in questa zona, già Termini e la Trabbia, a inizio Novecento erano presenti almeno 45 già mulini e pastifici. Poi di chisti non arrestavo manco uno, tutti vittime della desertificazione industriale post-unitaria della Sicilia e della propria incapacità di uncirisi, come dimostra lo falluto tentativo di fine anni 60. Quindi la pasta, che si dice sia nata in Sicilia, è praticamente parte essenziale della dieta mediterranea, patrimonio culturale e materiale dell'umanità dell'UNESCO da novembre 2010. Va bene, ora pochettino andiamo a tempi recenti. Qui è un libro del 1903 edito a Milano, questo ci racconta della pasta siciliana. Non v'è chi non dica che le paste alimentari Torrannunziata e Gragnano siano tra quelle di produzione italiana super eccellente, ed infatti non si può dire che tali prodotti siano disprezzati. Ma in omaggio alla giustizia e alla verità è doveroso riconoscere, così ci dicono, che il luogo origine di questa industria è la Sicilia, specialmente Termini Imerese, dove si fabbrica la pasta di pura semola senza ricorrere a materie eterogenee di cui non tutte le case produttrici di altri siti sono aliene dal miscelare le semole per la pasta medesima. Al di là di tutte le diatribe su dove è nata la pasta o meno, la cosa importante è questo: già più di 100 anni fa ci parlavano di prodotti di ottima qualità e sicuri per il consumatore.